Buonasera, benvenuti e bentrovati in questa serata particolare che si chiama, come vedete, Tu chiedi consumer o consumer risponde. Bene, adesso entro sera smettono, allora io chiamo gli ospiti che questa sera divideranno il palco con me. E comincio da Rocco Di Blasi, direttore di Salvagente Online. Fate un applauso spontaneo. E poi per l'Associazione Consumatori, l'avvocato Remo Gherardini della Unione Nazionale Consumatori e l'avvocato Stefano Borsari di At Consum. Poi per l'associazione di categoria Roberto Piazza di Federagro Mercati. Poi Nazareno Mainardi, l'assessore allo sviluppo economico. E la signora Elena Battistini, il sindaco. Buonasera. Salve. E ho ritenuto che un'iniziativa di questo genere, appunto dove c'era la possibilità di questo rapporto diretto con i cittadini su un tema che oggigiorno chiaramente, ma poi sempre il tema del consumo e del commercio è un tema sempre vivo, poteva essere sicuramente un'esperienza interessante. Abbiamo visto due videoclip effettivamente molto interessanti, sono cose che tutti i giorni ognuno di noi ascolta in televisione. Io adesso non vorrei speculare sulla crisi economica perché è un problema endemico, è un problema che riguarda tutti gli stati dell'Unione Europea e quindi non si può far finta di nulla, è un problema che c'è, che gli stati stanno cercando di risolvere in un modo o in un altro, giusto o sbagliato che sia. Quello che noi ci preoccupiamo di fare è a livello istituzionale una cosa diversa, è quella di cercare di applicare la prima parte del codice del consumo che riguarda e che tutela il consumatore sul piano della formazione, sul piano di renderlo consapevole e cosciente. Come associazione ci preoccupiamo di informare i consumatori, si è parlato di prodotti alimentari. È vero, ci sono delle inchieste, c'è molta speculazione, è vero quello che diceva la Bartolì. Purtroppo il consumatore, cioè noi tutti, come è stato detto all'inizio, siamo effettivamente un po' pigri. Andando dietro a quello che ha appena detto il collega, compito istituzionale delle associazioni dei consumatori è quello di dare informazione. Le persone arrivano tendenzialmente un po' tardi, dopo che il problema è emerso e a volte purtroppo quando non si può fare nulla. Per evitare di arrivare tardi dobbiamo, come dire, fornire il massimo delle informazioni possibili. I nostri sportelli sono aperti a tutti e ha un primo contatto assolutamente gratuito. Dopo noi chiediamo l'iscrizione all'associazione, con l'iscrizione all'associazione ha diritto a usufruire di una serie di servizi, tra i quali noi come Adiconsum mettiamo per esempio la possibilità di avere un primo contatto con un professionista, con un avvocato, compreso diciamo nella quota associativa. Io sono molto d'accordo col discorso che faceva il sindaco pochi minuti fa. Cioè la crisi c'è, la crisi è pesante, la crisi è reale. Noi siamo tutti dentro questo scenario, che c'è a Savignano, c'è a Roma, c'è a Milano, c'è dappertutto. Cosa possiamo fare noi? Noi dobbiamo capire che abbiamo due sentimenti davanti, uno è la paura e uno è la speranza. Perciò mi ritrovo nel discorso del sindaco quando dice così bene, qui la gente cerca di resistere. E immagino io cos'era l'Italia nel 1960. Quel paese lì non li aveva i soldi. Tutto il miracolo economico italiano degli anni 60 è stato fatto a quelle all'epoca si chiamavano cambiali, si chiamavano pagherò. Cioè la gente cosa faceva? Comprava una 500 a rate e investiva sul suo futuro, dicendo voglio avere l'automobile. Questo atto di fiducia delle persone, che non avevano i soldi per comprare l'automobile, ma pure la compravano, muoveva l'economia. Il paese di oggi non è questo. Il paese di oggi è un paese del si salvi chi può, tutto sommato.
il ricco fa il ricco, il povero fa il povero, chi sta in mezzo si arrangia. Ma questa idea di fiducia nel futuro non c'è. Informazione quindi e regole, secondo me, questo potrebbe essere lo slogan che qui stasera lanciamo. Ringraziamo Rocco Di Biagio, il direttore di Salvagente Online, dell'Associazione Consumatori Remo Gherardini, della UNC Unione Nazionale Consumatori, l'avvocato Stefano Borsari di Avico.